Buongiorno a tutti, oggi parliamo di questo libro qua, Robert Walzer, assistente. Chi è questo assistente? Giuseppe Marti, che è un giovane che diventa assistente di ingegner Tobler, che è un inventore, inventato degli orologi meccanici, un ingegnere meccanico che tenta di vendere le sue invenzioni. Questo libro è ambientato ed è scritto nei primi anni del Novecento, racconta di questa famiglia borghese, quella dell'ingegnere Tobler, e di questo assistente che vive nella casa loro, non prende uno stipendio, si identifica, si mimetizza, questo è importante, con la famiglia stessa, diventa un tutt'uno con la famiglia. E segue le vicende che sono negative, perché questo ingegnere Tobler non riesce a vendere le sue invenzioni, la vita borghese, tipicamente borghese di questa famiglia, progressivamente perde la possibilità stessa di esistenza, in quanto i soldi che garantiscono questa vita un po' alla volta finiscono, non ce ne sono più. Noi assistiamo alla lotta dell'ingegnere per recuperare qualche cosina e per poter cercare di emergere da questa situazione, nonostante le cambiali si accumulino, eccetera, eccetera. E quindi ci racconta questa storia di questo assistente. E è un libro che racconta un po' la società di quegli anni, descrive molto bene questi paesini della Svizzera, della Germania meridionale, dove abbiamo appunto tutto si svolge attorno ad un lago. In effetti Walzer ha fatto questo lavoro, era il lago di Zurigo quello che viene rappresentato, anche se non viene mai citato, non viene mai nominato il posto esatto, anzi un paesino inventato. E di questo libro molto bello, che appunto ci racconta, ci dà un'immagine di questa situazione, è seguito questo libro da una postfazione di Claudio Magris. Bene, a differenza di quello che io suggerisco quasi sempre, e la professione Claudio Magri, io vi invito caldamente a leggerla, perché ci dà alcune chiavi di interpretazione che sono estremamente positiva. E qui parliamo di perdita, questo romanzo si inserisce perfettamente in quel periodo in cui abbiamo la perdita dell'unitarietà del romanzo ottocentesco. Siamo nei primi del Novecento, non si perde soltanto l'unitarietà del romanzo, ma è un periodo di trasformazioni enorme, le trasformazioni nelle scienze, se pensiamo alla fisica, dove abbiamo la rottura, la perdita dell'unitarietà e della unicità della spiegazione newtoniana, e nel campo della psicanalisi sono gli anni in cui più avanti arriverà Freud, e quindi la perdita di questa unitarietà della nostra anima, diciamo così, eccetera, quindi si perde questo romanzo, e il protagonista non è più un io, non ha più un io unitario. E minacciato, sto leggendo, dall'anonima totalità sociale contemporanea, il soggetto cerca di autoreificarsi per sfuggire al potere, identificandosi col sistema che vuole stritorarlo e mimetizzandosi per non poter venire individuato. Questo è il senso molto che mi ha colpito, ricordo che mi colpì anche molto tempo fa quando ho letto questo libro per la prima volta. Come il Vincent di Musil, il quale sceglie di fare il domestico per sfuggire alla alienazione della libertà e della scelta personale, in un mondo che in realtà non le consente più, pure il personaggio di Walzer aborre dalla ribellione. E quindi si mimetizza. Questo qua, Walzer, dice più avanti Claudio Magris, è lucidissimo nella sua rinuncia alla coscienza, perché sempre l'uomo che ha coscienza di sé si scontra con qualcosa di ostile alla coscienza. E qui ricorda molto il commento, il personaggio di Auto da Fè di Canetti, un meraviglioso romanzo che ho idea di rileggere. Non a caso Claudio Magris dedica questa sua piccola
postfazione a Elias Canetti proprio. Quindi assistiamo qui alla perdita di un mondo, alla perdita di questa unicità, il mondo borghese dell'Ottocento, l'unitarietà dei personaggi, delle persone, degli animi, della società, si perde. È anche una descrizione, a mio parere, della cattiveria della società. Questo paese che rispettava formalmente l'ingegner Tobler e un po' alla volta comincia a perdere, come dire, l'obbligo di rispettarlo e comincia a disprezzarlo. Disprezzarlo perché finalmente emergono tutti gli aspetti negativi della sua vita. Allora il paese e le persone piccoli borghesi del paesino in qualche modo cominciano a odiarlo. Questo è un bellissimo libro che veramente ci fa capire il cambiamento di un'epoca, ci fa capire l'arrivo della modernità. Io l'ho messo appunto verso il potere, nei confronti del potere, contro il potere, perché trovo che quella di Giuseppe Marti sia veramente una modalità di fuggire dal potere, immedesimandosi e mimetizzandosi e nascondendosi. Non nascondendosi in un posto dove non è visto, ma nascondendosi in un posto dove è talmente evidente, talmente presente che il potere forse non si accorge più di lui. Buona visione. Oh, scusate, cosa c'è? Buona lettura.